Sai che giovanotto, sai? Oh. Senta, giovanotto, qua c'è un verbale in piena regola. Ubriachezza molesta e presunta partecipazione a putto con scasso. Vero? Sì, giovanotto, lei mi sente, vero? Io sto parlando con lei, no? Eh? Ma lei chi è? Ah? Come chi sono? Lo dico, lei è il vicecommissario. Sono il vicecommissario. Io me ne ero accorto. Ah, sì? Perché lei ha la tipica inesperienza di colui che fa le veci. Ah, sì? Scrivi, scrivi. Ostentava linguaggi e atteggiamenti provocatori. Chiami il commissario. Basta, in questo momento il commissario sono io. No, lei è il vice. No, io sono... Scrivi, scrivi. Mancava di rispetto al commissario di servizio. No, al vice commissario di servizio. È meglio essere precisi. Com'è? E poi leva il tuo foglio. Perché una denuncia la faccio io. Ma che denuncia? Per sequestro di persona, sottrazione di lacci, cinta e cravatta. Ma che scherziamo? Come? Una cravatta di seta, 1500 lire. Mica come la sua, sa? Come? E capi? Piano. Ah, no. Pia. Vabbè, arighino, uguale alla mia. Oh. No, quasi uguale. Sì. No, questo è da carrettino. Da carrettiere? Da carrettino, carrettino 2 lire. Quello. Ma insomma, ma lei si rende conto della gravità della sua posizione? No, e qui è lei che non si rende conto. No, è lei. È qui che dimostra di essere vice. Come? Scusi, se c'era il commissario, quello vero, avrebbe già afferrato, giudicato, assolto. Che cosa? Ma scusi, qui bisogna decidere. Ho furto con scasso o ubriachezza molesta? Già, lo so. O l'una o l'altra cosa. Decide. Che cosa? Scelga, faccia il povero, scelga. Scelga, se no qui andiamo ai lunghi. Oh, che cosa devo dire? Io non scelgo niente. Non scegli, no, se... dice si rifiuta di scegliere. Ma che c'entra? E invece è tanto chiaro, scusi. Ladro con scasso? Ladro con scasso. Sì. Ubriaco molesta? Quale preferisci? Io. Ma dico, quale preferisci? Ma di che cosa? O ladro con scasso? Oh. Ma scusi, lei si è mai ubriacato? Vai. Allora non ha esperienza. Come può giudicare un ubriaco non si è mai ubriacato? Perché non si è ubriacato? Perché? Perché? Perché non bevo, è logico, no? No, perché non ha mai superato momenti di sconforto. Tutto gli è andato bene nella vita, tutto. Meno la carriera. La carriera? Come? Vabbè. Vabbè, vice. Perché? E' vice. Sì, sono vice. Vabbè, aspetta, anziano. Aspetto. Anziano, vabbè, vabbè. No, io aspetto. Vabbè, a me non importa niente, dico, vabbè, anziano. Vice, anziano, scusa. Invece l'importante è sapere che io ero astemio. E ci doveva restare astemio. E si fa presto a dire. 6 mesi chiuso in cantina. E che faceva chiuso in cantina? La guerra! In cantina? Sì. Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino. E ne è uscito quando è finita la guerra? No, quando è finito il vino. Ah. E invece lei chissà dove stava imboscato? Imboscato? No, io ho fatto la guerra. Prigioniero in India. Vabbè, in India, mezzi figli d'India, vabbè, in India, che c'è la divisione italiana in India, scusa. Come? Io non la capisco, che dice? Dico, c'è la divisione italiana in India. Divisione italiana, non c'è mica divisione italiana. Vabbè, uno dice, stai in India, vabbè, come lo accetti tu che stai in India? Vabbè, sono stato in India, sono stato in India. Non avrei ragione di dire il contrario, vabbè, dopo momenti che posso assolutamente. Sì. Deve essere una cosa che non mi interessa. Lei non può giudicare un ubriaco di guerra, chiami il commissario. Ma che già lo sento, basta, smettiamola adesso, finiamola, Qui c'è una denuncia vera e propria, il vigile notturno che l'ha vista in mezzo a due ladri. Poi questa è una cosa che se la regola il magistrato, non è cosa più. Chiami il commissario, lui è laureato. Ma perché io non sono laureato? Vabbè, ho preso la laurea in tempo di guerra, in India. Vabbè, mi sono preso anche la laurea in India. Oh, senta, io la denuncio per oltraggio a un pubblico funzionario, ho capito, no? Adesso lei abusa della mia bontà. Abbi pazienza. Perché si altera, scusi? Ah, io la faccio mettere. Andiamo avanti fino a domani. E andiamo avanti fino a domani, e lei? Bisogna ragionare con calma. Oh, ecco, quello che dico anch'io, che bisogna ragionare con calma. No, lei si altera. E stia zitto lei. Non mai con calma, invece bisogna ragionare con calma. No, è quello che dico anch'io. Ragioniamo con calma. E ragioniamo. Vuoi ragionare con calma, scusi. Ragioniamo con calma. Oh, ragioniamo con calma, sentiamo. Oh. Che c'è? Ah? Chiami il commissario. Ah, oh, basta! Io la mando dentro, portatelo via! Portatelo via, poi se lo vedi il magistrato, non è così. Come non so? Portatelo via! Che fa? Portatelo via, perché fa? Che c'è? Voi non potete, come lei non può. Aspettate, perché non posso? Oh, non può. Ma scusi, perché io gli ho detto chiami il commissario? Perché è più simpatico. No, perché lei è vice, non può assumersi questa responsabilità. Perché è una responsabilità. Se gli dico che non può, non può. Scusi. Portatelo via. Ma allora lei mi costringe. Lei vuol sapere perché non può. Io l'ho avvisata per il suo bene. Lei non si fida delle mie parole. Vuole assumersi questa responsabilità. E va bene. Lei vuol vedere. Vuol toccare con mano. E va bene. Ecco lei. Come?